Buon pomeriggio amici lontani e vicini, siamo ad Acqua Calda dove da poco è stato inaugurato il nuovo monumento dedicato ai caduti. Con noi il sindaco Marco Giorgianni. Sindaco, quindi un momento importante, finalmente il restauro di questo monumento, però c'è stata anche qualche polemica. No, guarda, io l'ho già detto, io rispetto alle polemiche onestamente su una giornata così importante dal mio punto di vista non vorrei farmi coinvolgere, anche perché in alcuni casi sono stati degli appunti, per l'amor di Dio, ognuno resta delle proprie idee, ma in alcuni casi sono stati anche con i toni sbagliati, quindi non mi voglio far coinvolgere. Dico semplicemente, giusto a chiarimento di chi vuole l'informazione senza polemica, che questa non è la ristrutturazione di questo monumento, perché per ristrutturare questo monumento i percorsi sono altri, con la sovrintendenza, anche per cambiare i materiali, perché era tutto fatto in cemento e non resisterebbe, quindi il percorso è completamente diverso, tra l'altro attivato. Oggi noi abbiamo fatto una cosa molto più semplice e se ci veniva chiesto probabilmente l'avremmo pure spiegato, evitando ogni tipo di polemica. Noi abbiamo fatto realizzare una statua nelle dimensioni un po' più piccole, ma perché così ci è stato consigliato da chi l'ha realizzato, per copiare la statua che era qui presente ed è messa negli anni nel 37 ed era fatta in cemento, quindi noi l'abbiamo, spendendo anche tanto denaro, l'abbiamo fatto in marmo perché duri il più possibile. Abbiamo riposizionato, dobbiamo ringraziare la ditta Basile che insieme alla ditta Giarrizzo ha realizzato l'opera, sulla foto gli avevamo fornito, la ditta Scaramuzzino per la sistemazione e anche la ditta Zino soprattutto per il posizionamento. A queste ditte era stato chiesto semplicemente di, una volta montare il monumento, che come ripeto manca da 70 anni, quindi nessuna polemica può levare significato a quello che è il vero significato, riposizionare un monumento dopo 70 anni ai caduti in una frazione che era ingiusto restasse con un troncone senza il monumento originario, era quello di ripristinare le condizioni minime della base per rimettere il monumento. Quello del restauro della parte inferiore insieme al restauro di altri monumenti che stiamo tentando di attivare, penso a Canneto e penso anche in altre frazioni dove per esempio, faccio un esempio, a Stromboli c'è stata una pubblicazione, una persona che ha fatto uno studio e ci ha detto che dalla lapide mancano diversi nomi come ne mancano alcuni a Canneto, quindi noi ci stiamo impegnando per rifarle nuove anche con questi nomi mancanti, ma è un altro percorso. Oggi io non voglio farmi rovinare la festa di un momento invece di festa per una frazione dove viene riposizionato, lo ripeto, dopo 70 anni un monumento, e quindi è un atto di attenzione a chi, ai caduti che hanno dato la vita per questo Stato, per questa nazione, per questo patrimonio comune di valori, ed è una festa per questa frazione. Noi l'abbiamo inteso così come amministrazioni, riposizionando di fronte a un pontile, anche questo restaurato da pochissimi anni, tentando di riqualificare un momento di raccoglimento, un momento importante per una frazione che mancava. Ecco sindaco, festa a parte, io ne approfitto, siamo ad Acqua Calda, come lei può vedere c'è una lieve mareggiata in località San Gaetano. Ecco, c'è qualcosa nell'aria per risolvere definitivamente questa problematica che attanaglia gli abitanti? Sono particolarmente contento della domanda perché mi dà anche in questa occasione una possibilità di rispondere. C'era su Acqua Calda due vecchi finanziamenti, uno che è stato frutto di un contenzioso con un'opera lasciata incompleta, o dire incompleta e dire poco, per come è stata lasciata ha fatto più danno che altro, mettendo anche in pericolo la sfoce di un torrente chiuso e con delle abitazioni messe, noi lo sappiamo bene, messe in pericolo. Noi negli anni abbiamo tentato di riattivare questo percorso che non è stato riattivabile per il contenzioso. Già due anni abbiamo chiesto di non cancellare le cifre perché il Ministero le voleva riprendere indietro. Siamo riusciti a salvarle grazie al fatto che non potevano essere toccate, perché se non utilizzabili per il patto di stabilità comunque non potevano tornare indietro. Nel frattempo, in questi anni, abbiamo chiesto al progettista se era possibile fare un'opera
tampone soltanto con le cifre disponibili e ci ha spiegato che non era funzionale come lotto e non avremmo risolto il problema, e quindi abbiamo dovuto attendere, questa è la buona notizia, per forza la conclusione della causa. La causa si conclude entro giorno 15, ci è stato notificato dal nostro avvocato e ci dirà del vecchio, oltre a liberare l'aria, la possibilità di intervenire nell'aria, ci dirà delle cifre originarie, quante ne sono rimaste a disposizione e quale eventualmente è il danno conseguente alla causa. Il direttore dei lavori e il progettista precedente sono già stati convocati un paio di volte, aspettiamo soltanto la sentenza per rimodulare il progetto e fare un nuovo progetto esecutivo per mettere in sicurezza, e quindi affidare i lavori per mettere in sicurezza queste abitazioni. Quindi la notizia positiva è che eravamo costretti ad attendere la sentenza, che finalmente entro il 15 di questo mese dovrà essere depositata. Ecco, ne approfitto sempre e per concludere, ieri mattina siamo stati a Filicudi, toccate fuga, perché c'era un problema, un rischio di isolamento. Abbiamo notato che dopo 12 anni la struttura portuale doveva servire per la messa in sicurezza e ancora in quelle condizioni, nonostante abbiamo rievocato oggi, facendole anche vedere, le foto di Crocetta quando sbarcò con mezzo governo e con mezzo, insomma, ufficio tecnico lì a Filicudi, ma non è cambiato nulla. Cosa c'è qui di nuovo? Se c'è qualcosa di nuovo. Questo dimostra le difficoltà con le quali l'amministrazione si confronta su ogni questione. Vorrei ricordare che la situazione in Filicudi è la stessa che avevamo ad Alicudi, con una differenza sostanziale. Che se i lavori sono contestati, ha saputo, no, dei problemi. Che ci siano contestati o non contestati, io mi affido ai tecnici perché non faccio il tuttologo. Noi abbiamo chiesto, d'accordo tra l'altro con la capitaneria, stanno verificando se sono delle modifiche di assestamento come in tutti i porti, oppure se ci sono dei problemi. Se ci sono dei problemi interverremo, ma anche Alicudi era un finanziamento chiesto nel 2004, fatto nel 2008 e mai realizzato. Lì abbiamo fatto la rescissione del contratto, cosa che non abbiamo potuto fare su Filicudi, perché su Filicudi era stato pagato un saldo e quindi le cifre a disposizione non c'erano. Io vorrei ricordare che Filicudi non soltanto era in quelle condizioni, ma quando io sono stato detto la prima volta addirittura lo scalo era chiuso e si ormeggiava a Pecorini. Per quanto riguarda Filicudi, l'unica soluzione, che è quella che noi stiamo perorando, purtroppo non avendo la stessa soluzione di Alicudi, è quello di un rifinanziamento anche in danno e in debito per chi non ha completato l'opera in quel modo, perché lo avevamo sostenuto già in passato quando c'erano stati i numerosi sopralluoghi di cui dice lei, andate a prendere le interviste, le dichiarazioni dell'amministrazione in quel periodo, dicendo guardate che qui se non viene rifinanziata l'area è rimodulato un progetto che era stato realizzato con una variante mai approvata dalla regione siciliana, quindi non erano potuti essere sfruttate anche i danni di forza maggiore che hanno rotto quel porto, non vi può essere altra soluzione. Devo dire onestamente che stiamo trovando in questo momento una disponibilità da parte delle infrastrutture che ci ha assicurato la possibilità di rimodulare, rifare il progetto, perché sui porti onestamente il denaro in questo momento è disponibile e dobbiamo soltanto rimodulare il progetto, probabilmente riportandolo a quello che era originariamente, perché è questa la vera soluzione. Bene, abbiamo completato, ringraziamo il sindaco Marco Giorgianni, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi, arrivederci.